Ma c'è una cosa fondamentale che riguarda l'ultimo tango che vedremo domani e che riguarda un pochino il ragionamento tra il cinema fotochimico e il cinema elettronico. Anni fa, nel cinema fotochimico, c'era un sistema per salvaguardare le immagini a colori nel tempo, che era una possibilità di trascrivere i colori in tre monocromi bianco e nero. Siccome erano in nero, cioè erano in argento, non decoloravano. Era un sistema Technicolor inventato dall'inizio della Technicolor. Purtroppo era un sistema che costava una certa quantità di denaro che in Europa non è stato quasi mai utilizzato. Fino a che mi chiedono di seguire la ristampa di tutti e il restauro dei film di Bertolucci nel 1996, Cinecittà International, io dico sì, io lo faccio, rifaccio tutto, eccetera, però poi vorrei fissare questi colori e mi serve questo sistema. E loro mi dicono, ma costerà troppo? E dico no, cercherò l'aiuto delle compagnie per lanciare questo sistema anche di nuovo in Italia, che non si fa più da quando la Technicolor ha finito questo sistema Technicolor originale. E forse conviene, mi hanno aiutato, devo dire, la Kodak, dandomi delle pellicole, Cinecittà che ha rimesso il sistema di Silvermaster di separazione e la Technicolor che stampava delle copie di positivo, eccetera, normali di che abbiamo fatto con loro. E abbiamo fatto tutta la serie di Bernardo Bertolucci salvaguardata con questo sistema. Però purtroppo è l'unica serie. Io sto parlando con la Cineteca, con Felice, sto parlando con la Cineteca francese, con la Cineteca spagnola, appena vengo, sto appena avuto quella anche in portoghese, eccetera, per cercare la possibilità di materializzare una possibilità di salvaguardare il cinema nel tempo digitale e che non sia così costoso come quello, diciamo, che per dire del fotochimico, perché ogni Cineteca è quella la memoria nostra. E quella è la grande possibilità che noi abbiamo di poter un giorno mostrare a altre generazioni ciò che abbiamo fatto. Cioè oggigiorno, se il cinema fotochimico aveva una cadenza lenta, l'1% nel colore, e vedete l'ultimo tango romano, io ho fatto i salti mortali con una straordinaria cineteca, quella di Bologna, che forse una delle migliori del mondo per il restauro, in cui riescono a rimettere le perforazioni, i tagli, i graffi, tutte le cose fisiche e meccaniche. Sul piano elettronico riusciamo a rivitalizzare un po' i colori, ma io ho perso il 40% di quelli che erano quelli originali del 1972. Per fortuna a quel tempo la pellicola aveva talmente tante informazioni che il passaggio in elettronica c'è ancora da poter trovare delle possibilità. La copia la vedrete, credo che sia molto buona, è la cosa migliore che abbiamo fatto, ma certamente non è più quella originale, perché certe cose sono perdute. Come fare per non perdere queste informazioni nel tempo? Il digitale, molti credono, purtroppo il cinema mondiale quasi lo crede, che la parola digitale significa permanente. È un errore spaventoso. Il cinema digitale non ha un supporto che sia permanente, per cui ha una caduta quasi improvvisa. Se non c'è una trascrizione ogni massimo 5 anni di queste informazioni, la prossima generazione non vedrà nulla di quello che noi stiamo facendo adesso. Per cui la cosa fondamentale, secondo me, è cercare di trovare, di materializzare proprio per la memoria di quello che noi stiamo facendo. Perché io posso andare alla Cappella Contarelli e vedere Caravaggio di 600 anni fa, 500 anni fa, e non posso vedere fra 10 anni quello che ho fatto in Wonder Wheel. Questa è una cosa drammatica da fare. Questo è un lancio, un monito che credo tutte le cineteche mondiali dovrebbero unirsi per poter aiutare a materializzare questo sistema. Non solo, quello che vedete oggi nello schermo, in realtà noi catturiamo con questa macchina che io sto usando, la Sony F65, quello che un numero che voi conoscete, tutti lo dicono 2K, 4K, cose del genere, 4K che vuol dire un certo livello di definizione, ma nessuno parla delle tonalità di colore, che vengono chiamati bit. Noi registriamo a 16 bit colore. Che cosa vuol dire 16 bit? Che ci sono 200 miliardi di sfumature di colore che noi registriamo.
quanto al massimo noi ne possiamo vedere in una sala di proiezione, qualsiasi sala di proiezione, questa, quella di Cannes, quella dell'Accademia, quella della Tecnicolo addirittura, al massimo i proiettori oggi trasmettono 4K ma 12 bit, che sono 66 milioni di sfumature, e gli altri 199 miliardi dove stanno? Ecco perché io sto cercando di spingere anche l'industria a che elevi, diciamo, la qualità di proiezione, a ciò che lo spettatore, gli spettatori, tutti noi, possono vedere quello che esattamente noi registriamo. C'è adesso un grande movimento che si sta facendo sulla possibilità, come si è passati dalla definizione standard all'alta definizione, oggi si parla di HDR, High Dynamic Range, c'è la possibilità di leggere quelle informazioni che sono nell'hard disk originale, e questo sarà un altro grande passo avanti che si potrà fare, e questo io spero e mi auguro che sempre più, devo dire che questo Amazon è molto attiva, noi abbiamo già fatto la versione dei tre film, noi piccoli giovani vecchietti, io e Woody Allen, abbiamo già fatto la versione HDR. Allora, abbiamo fatto la versione? Cioè, all'hard disk della macchina da presa, abbiamo trascritto in HDR e abbiamo visto un'enormità di informazioni, di tonalità di colore, eccetera, nell'ombra, nella luce, nei risultati, eccetera, che non vediamo al massimo della proiezione che possiamo fare oggi. Cioè, siamo già un passo avanti. Ecco, quando si farà questo passo, gli spettatori potranno vedere quello che noi registriamo. Questo me lo auguro, che facciamo questo passo e poi lo fissiamo nel futuro. Per i vostri nipoti, i miei sono già troppo grandi. Nel frattempo.